Benvenuti a una nuova puntata della TV dei ragazzi, vediamo il sommario. Siamo andati a conoscere una grafologa. Il progetto orchestrando con la Filarmonica Bassanese. Conosciamo Andrea e il parapendio. Libro della settimana. Un mulino a pietra a Rossano Veneto. I bambini di Campese e il progetto Terrachiama. Andiamo a scoprire come si può capire la personalità di una persona attraverso la scrittura. Linea Leonardo. Ciao ragazzi, oggi parleremo di grafologia. Ciao Luana, puoi spiegarci che cos'è la grafologia e come si diventa grafologi? Ciao, allora la grafologia è lo studio della scrittura e quindi è una scienza, perché possiamo anche definirla così, che si occupa di capire l'essere umano guardando nella scrittura. Come si diventa grafologi? Beh, frequentando dei corsi delle scuole specializzate, che possono durare dai 3 ai 4 anni e che vengono proposte dopo le scuole superiori. Cosa si può capire della personalità di una persona studiando nella calligrafia? Ti dirò, si capiscono moltissime cose. Si capisce che tipo di intelligenza ha una persona, se è più mnemonica o intuitiva. Si capisce per cosa è portato, anche nel lavoro, cioè se è portato a lavorare con tante persone o se è una persona che dovrebbe invece dedicarsi a un lavoro più singolare, insomma, da fare senza altre persone intorno. Si capisce anche che tipo di relazioni si possono instaurare con gli altri e quindi se si è estroversi, se si è introversi, se si è ottimisti nella vita, insomma, un po' tutto dalla scrittura. Abbiamo letto che i grafologi sono talvolta chiamati a collaborare con le forze dell'ordine. In quale circostanze? È verissimo, soprattutto se si tratta di grafologi che abbiano una specializzazione peritale. Questo succede quando c'è la necessità di verificare se una firma, un testamento siano vere o false e se una lettera anonima, per esempio, è stata mandata da una persona piuttosto che da un'altra. In quel caso può succedere che il tribunale, la polizia, chiamino proprio un grafologo per capire dove sta la verità. In una società in cui gli strumenti multimediali sono alla portata di tutti, ha ancora senso scrivere con la penna? Assolutamente sì, anzi proprio adesso ha senso mantenere la scrittura, perché dobbiamo pensare che scrivere serve in un certo senso ad allenare il cervello, quindi figuriamoci se noi privassimo i bambini, soprattutto i bambini della scuola dell'infanzia, ma poi della scuola primaria, della scrittura, non daremo a loro la possibilità di svilupparsi nel modo migliore, quindi è importantissimo, anche perché la scrittura, oltre a essere un mezzo di comunicazione, è soprattutto, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo, un modo per esprimere noi stessi, perché la scrittura fa vedere chi siamo, quindi non possiamo rinunciarci. Molto spesso a scuola si impara a scrivere partendo dallo stampato maiuscolo. Ci sono però scuole, come quelle montessoriane, dove si parte fin da piccolissimi con il corsivo. Cosa ne pensi? Ma io penso che sia un'ottima proposta, perché non dobbiamo pensare che il corsivo sia per forza uno stile da proporre quando il bambino è cresciuto intorno agli 8-9 anni, anzi può darsi benissimo che sia già pronto ad approcciare il corsivo a 6 anni. La cosa importante è capire se è preparato a farlo, ma per essere preparato a farlo basta aiutarlo a esercitarsi con le mani, nei vari giochi, in tante attività che possono rendere più sviluppate le sue capacità, in modo che arrivi a 6 anni pronto anche per il corsivo. Che consigli daresti a un ragazzo o a un adulto che vogliano migliorare la propria calligrafia? Allora, ho due consigli in particolare.
Il primo, fare attenzione a come si sta seduti, perché il proprio corpo deve essere seduto bene nel momento in cui si scrive. Si lavora con tutto il corpo mentre si scrive, quindi non bisogna certo stare sdraiati sul tavolo, o essere troppo inarcati con la schiena o avere la testa completamente girata. Bisogna stare molto attenti a come si impugna la penna o la matita. La cosa importante sarebbe impugnare proprio utilizzando soltanto pollice, indice e medio, nella cosiddetta, la chiamano così, presa a pinza. E diciamo che l'utilizzo magari di strumenti triangolari, quindi matite appunto o penne triangolari, potrebbero essere molto molto facilitanti per persone che hanno difficoltà a scrivere proprio per un'impugnatura scorretta. La seconda cosa che ci tengo a dire, e la sottolineo, è che se un bambino si sente dire dagli insegnanti o dai genitori scrivi male, la tua scrittura è brutta, illeggibile, ti sta impegnando poco, quello che ci tengo a dire è non abbattetevi, non gettatevi nello sconforto, perché non siete diversi dagli altri, non siete meno intelligenti perché magari scrivete in modo illeggibile. La scrittura è una tecnica, forse è stata appresa in un modo non del tutto corretto, ma può essere aggiustata. E quindi insistete, perché è importante scrivere. Grazie Luana, buon lavoro, linea allo studio. Grazie a voi. Andiamo a scoprire il progetto Orchestrando della Filarmonica Bassanese. Ciao Riccardo, ci spieghi che cos'è il progetto Orchestrando? Ciao, allora il progetto Orchestrando è un progetto di musica d'insieme dove i ragazzi della scuola primaria, dell'istituto comprensivo numero 2, si ritrovano il martedì pomeriggio per suonare assieme e imparare a suonare proprio da zero gli strumenti veri e propri che si suonano nell'orchestra. È un progetto nato dalla collaborazione con la Filarmonica Bassanese, che è un'associazione musicale qui di Bassano, e l'istituto comprensivo numero 2 di Bassano e Yamaha. Siamo giunti ormai al terzo anno, noi siamo partiti appunto 3 anni fa e quest'anno, proprio la settimana prossima, avremo il piacere di ospitare un gruppo Orchestrando che viene dall'Olanda. Ecco che appunto grazie a Yamaha che ci mette, diciamo, ci mette nella rete dei vari progetti a livello europeo, possiamo scambiarci 2 o 3 note con un gruppo che appunto proviene dall'Olanda. Colgo quindi l'occasione per invitarvi tutti al concerto che faremo mercoledì prossimo alle 8, alle 20:30 al Teatro Raimondini. Grazie di tutto e arrivederci. Conosciamo il mondo del parapendio. Linea ad Ernesto. Ciao ragazzi, oggi siamo qui a Semonzo per conoscere uno sport particolare, il volo con il parapendio. Perché è nata questa associazione? Allora, è nata perché siamo appassionati del volo libero, voliamo da tanti anni e promuoviamo questo sport per chi vuole provarlo. A che età hai iniziato a volare? Allora Ernesto, io ho iniziato a 23 anni e adesso ho 52, allora sono molti anni che sto volando. È uno sport pericoloso? Guarda, è uno sport che bisogna imparare bene a volare, è uno sport serio, ma uno sport che non è pericoloso se viene fatto con la testa e con l'anima e con una scuola che ti insegna bene. Si è mai fatto male? Sì, mi sono anche fatto male.
all'età di 28 anni, allora dopo 5 anni che volavo, perché ero troppo, come si dice, troppo spinto. Tutto andava bene per me, avevo tanta motivazione e pensavo che non mi posso mai fare del male. Ho fatto lo sbaglio di volare una vela che era troppo grande per me, che era troppo, non era fatta per me. Volevo provarlo lo stesso e ho fatto un'esperienza che mi sono fatto male, per fortuna non tanto. Bisogna frequentare dei corsi per volare con il parapendio? Allora, il parapendio si impara in un corso, in una scuola autorizzata, omologata, e bisogna impararlo bene, certo, come più o meno come una patente di auto, una patente di guida. Potrei anch'io volare? Certamente che puoi volare anche te, però non potresti ancora volare da solo, però con un istruttore in un parapendio a biposto, a due posti, con un esperto puoi volare tranquillamente. Che emozioni si provano quando si è sospesi in aria? È una domanda difficile, perché ognuno che vola trova altre emozioni, sai? Allora, io dico, l'emozione più bella è che siamo staccati dalla terra, siamo liberi dai pensieri e vediamo il mondo da un'altra prospettiva. Però ogni persona che vola trova un'altra emozione. Però io vedo rare volte persone che volano con noi che hanno la faccia un po' dura. Tutti ridono da un orecchio fino all'altro. Esistono dei tornei per questo sport? Sì, certamente. Allora, ci sono delle gare dove voliamo a distanza. Dobbiamo volare da un punto all'altro, anche 50, 80, 100 chilometri, ma tanta strada. Poi ci sono gare di precisione, dove per atterrare in un punto molto preciso, e poi esistono delle gare anche di acrobazia, manovre particolari che si fanno in posti particolari dove l'acrobazia viene svolta. È molto costoso? Diciamo, per uno sport di volo no, costa circa 1.200-1.400 euro costa un corso, un'attrezzatura sui 2.000-3.000 euro. Allora l'investimento c'è, però dopo, una volta che hai fatto il brevetto, una volta che hai imparato a volare, magari paghi tipo un'entrata per usare un decollo e un atterraggio, ma dopo non hai più tante spese, paghi un'assicurazione, però non lo direi come sport costoso il volo in parapendio. Si può volare con qualsiasi tempo? No. Lì hai fatto una domanda molto, molto particolare e molto intelligente, perché il volo libero dipende molto dal tempo. Allora dobbiamo imparare come volare, cioè in quali condizioni, in quale tempo, e dobbiamo imparare la meteorologia per volare sicuri e per poter divertirci al massimo. Grazie Andreas. Linea allo studio. Buon atterraggio a tutti. Mi chiamo Nicolò. Mi chiamo Valeria. Mi chiamo Gregorio. Il 22 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale dell'Acqua. Abbiamo scelto di presentarvi questo bellissimo libro. Titolo: L'acqua e il mistero di Maripura. Autrice: Chiara Carminati. Casa editrice: Fata Track. Questo libro racconta la storia del paese di Maripura, della sua fonte donata da Yaku, lo spirito d'acqua, alla piccola Samina, la protagonista, che avrà il compito di custodire l'acqua della fonte, bene prezioso per tutti gli abitanti del paese. Ma un giorno il perfido Beliano tenterà di appropriarsi del tesoro della fonte, cioè dell'acqua, e causerà tanti guai a tutti gli abitanti del paese. Questa fiaba è molto attuale perché
attraverso la storia di Maripura, riesce a far capire con molta semplicità e immediatezza il valore dell'acqua come bene prezioso per tutta l'umanità. A noi questa fiaba è piaciuta moltissimo, anche per le bellissime illustrazioni, molto emozionanti, curate e colorate. Lo consigliamo ai bambini dai 5 anni in poi. Andiamo con Eva a vedere come si produce la pasta. Ciao Marco, come funziona un mulino a pietra? Ciao Eva, questo è un mulino a pietra e funziona come funzionavano i mulini dei nostri nonni, ovvero sia attraverso la frizione di due pietre che sfregano l'una sull'altra si macinano i cereali come si faceva una volta, naturalmente interpretando in chiave moderna l'antico modo di macinare con le pietre. Le pietre, sfiorandosi appena appena, sfregano contro il cereale e lo tritano come un enorme macinino da caffè, diciamo. La cosa più importante, l'aspetto più importante di questo tipo di macinazione è che come 100 anni fa si ottengono delle farine molto nutrienti, perché all'interno c'è ancora tutto il germe di grano che nel grano naturalmente è presente, mentre con le macinazioni di tipo industriale questo germe di grano, prezioso nutrimento per la nostra salute, viene completamente eliminato. Perché il nome Terre Vive? Io sono un mugnaio, ma non faccio solo farina. Il mio compito è quello di dare alle persone una sicurezza, una certezza alimentare di quello che mangiano. E la cosa migliore, a nostro avviso, da fare è stata quella di creare una filiera, quella dei cereali, che desse sia vita a un alimento vivo, cioè ricco di germe di grano e di nutrimento, sia di stimolare gli agricoltori che aderiscono a questo tipo di filiera a passare all'agricoltura biologica, quindi ridare, con un metodo di coltivazione rispettoso dell'ambiente, dell'ecosistema, ridare vita alla nostra terra. Da questo Terre Vive, bios è vita e quindi Terre Vive. Cosa significa produrre con metodo biologico? Significa seguire tutta una procedura di produzione per un certo tipo di prodotto che non prevede l'uso di concimi chimici di sintesi e di antiparassitari di origine chimica. Che differenza c'è tra cibo bio e non biologico? Allora, a livello di nutrimento non c'è granché differenza. Quello che distingue il cibo biologico dal cibo non biologico è il contenuto di residui di antiparassitari di concimi chimici. E questo è un punto a favore del metodo del cibo ottenuto con metodo biologico. La differenza in più si ha, un punto in più, anche nella lavorazione di questo cibo, di un alimento che molte volte arriva alle nostre tavole povero di micronutrienti e di sali minerali. Il segreto è la fase di lavorazione, che parte da un alimento biologico che ci dà un alimento più sano a livello di inquinamento e di rispetto ambientale, ma anche più nutriente, perché se viene lavorato poco, un cibo che di per sé è perfetto di natura, ci viene dato sulla tavola ancora in grado di nutrirci e non più di alimentarci. Da dove arriva il grano che usate per produrre la farina? Noi abbiamo deciso di iniziare a produrre la farina e poi la pasta solo con grano italiano, cercando di arrivare alla produzione locale, ovvero sia nel raggio di 100 km. Esistono altri metodi per macinare la farina? Certo, il primo metodo inventato dall'uomo è quello del pestello e del mortaio, che ancora oggi in Africa si usa fare. Quello che viene dopo è la macina a pietra, poi c'è la macina con i cilindri in acciaio che consentono di ottenere una maggior resa di farina sul chilo di grano macinato, ma che tolgono di fatto tutti i principi nutritivi che tanto bene ci fanno alla salute. Ringraziamo Marco per la sua disponibilità, torneremo a trovarti presto. E io vi aspetto a braccia aperte. Andiamo a vedere il progetto che fanno i bambini dell'elementare di Campese. Ciao, siamo i bambini di classe prima della scuola di Campese, 4 novembre. Oggi vogliamo parlarvi del nostro progetto Terra Chiama. Il nostro pianeta è rimasta pochissima terra fertile. Ecco perché ci prendiamo cura
del nostro terreno. Abbiamo piantato il grano saraceno, i piselli, il mais e l'orzo. Abbiamo aspettato che diventassero piantine. Abbiamo aspettato per un mese. Le abbiamo annaffiate tutti i giorni fino a che sono diventate delle belle piantine. Siamo andate a casa mia, poi avevamo piantato le piantine sul mio orto. Adesso venite con noi, andiamo a vederlo. La nostra scuola di Campese, insieme ad altri plessi dell'IC3 di Bassano, la prima media del Bellavittis e alcune scuole dell'infanzia e le scuole del 25 aprile, hanno aderito volentieri a questa proposta dell'associazione Terra Chiama, che, del territorio del Bassanese, che promuove la salvaguardia del suolo. Quindi una sensibilizzazione da parte delle nuove generazioni proprio a custodire tutto quello che di terreno e di suolo è rimasto nella nostra zona. Alcuni esperti dell'associazione ci hanno portato dei semi, siamo partiti proprio dal seme in classe, quindi dal seme alla pianta e appunto come hanno detto i bambini per un periodo li abbiamo osservati, annaffiati, ci siamo presi cura di loro e abbiamo visto proprio che la terra dà i propri frutti e questo è il secondo passo del nostro progetto, che è proprio quello di avere realizzato un piccolo orto grazie alla disponibilità di un terreno di un nostro alunno, Alessandro. Un altro importante passaggio sarà quello che faremo l'11 di maggio, che sarà la semina comunitaria al Parco delle Rogge di Rosà, in cui tutte le scuole che hanno aderito al progetto potranno appunto fare questa semina, che vedrà dopo circa un paio di mesi una bellissima festa dove ci sarà appunto un labirinto vegetale con diverse manifestazioni per celebrare questo percorso di pace con la terra che si vuole promuovere nelle scuole e nel territorio. Sapete che in Sicilia, a Campo Felice di Roccella, hanno organizzato la loro prima edizione della Città dei Ragazzi. In bocca al lupo, amici! E anche per oggi è tutto. Se avete curiosità, idee o cose da dirci, scriveteci a queste mail o chiamate questo numero. Ci vediamo domenica prossima, sempre su Rete Veneta, alle 14:30. Ciao!